Siete davanti alla sede comunale, avete quindi ottenuto un incontro con il commissario? Sì, ci hanno dato appuntamento alle 11:15 di oggi, non sappiamo che cosa ci deve dire, vedremo da farsi, secondo quello che ci dice, insomma, stabiliremo come muoverci. È dovuto scendere a protestare? Eh sì, perché dopo queste lettere che sono arrivate assurde, ci hanno chiesto delle cifre che nessuna famiglia può sostenere, perché è impossibile pagare 8.000, 9.000, 15.000 euro. Io sono un assistito, ho l'assistenza domiciliare 2 ore al giorno, vivo solo, non ho nessuno, e mi hanno chiesto pure anche a me di pagare, e purtroppo questi non ci vogliono sentire, perlomeno il dottor Trabocchini. Questa è una denuncia che avete fatto quando? L'anno scorso, la data non mi ricordo. Questa, vede, è stata lei che ha fatto la denuncia, è arrivato il bollettino da pagare? Sì, è arrivato comunque. Io poi ho rinunciato all'assistenza perché non si riesce a pagare quei soldi là. Praticamente va via. 800 euro al mese lei? 800 euro al mese passa pure in più, no? Dico, ma io mi metto una persona fissa e me la faccio stare notte e giorno con 800 euro e passa al mese. Intanto sta iniziando a piovere. Sì. Volevo aggiungere un'altra cosa. Noi stiamo organizzando, diciamo, un comitato tra di noi per una petizione che è già stata firmata da molti, dove chiediamo alcuni punti: l'annullamento dei pagamenti retroattivi che sono già stati formalizzati. Perché retroattivi? Perché la delibera è stata fatta a febbraio e noi si comincia a pagare addirittura da gennaio, ma non solo retroattivi in questo senso, retroattivi perché in questo anno non ci è formato il comune. Quindi il primo punto è questo. La seconda è una considerevole riduzione delle tariffe orarie, come dicevo prima, che dobbiamo pagare noi, la variazione delle fasce ISE e poi una riduzione delle percentuali di costo, diciamo così, cioè come massimo non dobbiamo pagare il 100%, ma una quota, non il 100%, e poi vedere se è possibile inserire il reddito ISE non al nucleo familiare, ma al malato, alle persone che usufruisce del servizio. Ecco, io faccio appello a tutti i cittadini che in questo momento mi stanno seguendo, che noi passeremo per i locali di Pomezia, per i negozi, al mercato, e invito tutti a firmare questa petizione che poi presenteremo il prima possibile al comune.